edizione della Strade Bianche, Michael Chetoschi. Facciamo la conferenza in italiano e inglese. Prima domanda, first question. What were your thoughts when Sagan attacked? I thought he had much more experience in on the finals, arguing alone on the races, you know. And I was even watching what chaining he gonna use on the last climb. I knew the final from yesterday because I did recon, but I didn't expect that I would do it so well. And I was waiting for his move, and I saw him on the end, his little suffer, so I tried to do it on my own, because waiting for the sprint is also difficult to beat Sagan, probably. Yeah. Cosa hai pensato alla fine rispetto a Sagan quando ha attaccato? Beh, lui ha molta più esperienza, soprattutto su questo tipo di finali, l'ho tenuto sotto controllo. Conoscevo bene il finale di questa corsa perché ieri sono venuto, però non mi aspettavo di andare così bene. D'altro canto aspettavo la sua mossa, non la faceva, ho notato alla fine che era un po' sofferente, ho deciso di non aspettare la volata perché sarebbe stato impossibile batterlo e sono partito. Domanda? Questions? Was this race one of your main objectives for this season, for the spring? Not at all. You know, the first real goal for the first part of the season is Ardennes Classic, and I think Strade Bianche was a good checkup for that races, and of course I want to do it well at Tirreno Adriatico. I finished fourth last year, and I'm really, really happy about my performance, my form from the beginning of the season. I trained well during the winter, and so it's an amazing feeling winning here. Ti aspettavi, era uno dei tuoi obiettivi per questa primavera, questa corsa? Assolutamente no. Come ben sapete, io mi sono preparato per le classiche, secondo me le Strade Bianche erano un ottimo test. Peraltro l'anno scorso alla Tirreno Adriatico sono andato molto bene in quarta posizione, quindi sono davvero felice della mia performance, della mia forma. Mi sono allenato bene questo inverno, comunque una sensazione straordinaria quella che provo. E tu parla delle classiche. Che genere, che classica tu monta, e tu pensa anche a Milano Sanremo, no? Che Bramati mi ha detto che tu per il momento non lo sa se tu la fa o no, ma qual è il tuo spirito, il tuo rapporto con questa classica? Sanremo with Pantrago would be nice to do it, but I think in Sanremo I will just want to gain experience and help the other to my teammates, and the first real goal is Amstel Gold Race for Chamonix and then Les Bastogne-Liège, and I'm really looking forward for that classics. Ma quali sono le classiche che tu stai puntando? Magari anche la Milano Sanremo, mi è stato detto che non è nei tuoi programmi. Beh, sicuramente la Milano Sanremo sarebbe bella farla, se la facessi sarebbe solo però per acquisire maggiore esperienza e aiutare i miei compagni di squadra, perché il mio primo obiettivo sono le classiche del nord, l'Amstel, la Flèche Wallonne e la Bastogne-Liège. Tornando alla corsa di oggi, alle Strade Bianche, tu ti sei riportato su Peter, ma Peter, pensi che abbia pagato il fatto di aver cercato di essere stato troppo generoso, oppure pensi vi siete dati i campi regolarmente, era solo un po' più stanco? Feel that Peter was too generous, or you just switch one from one man to the other, and then he was too tired. What do you think about that? No, he was actually pulling very well, and but I think we worked together pretty well, and I do think me or him was pulling more or something. He, you know, that was. The race is all about the final. If you're trying to escape from some of the others, like 20 kilometers to go, you have to work together, otherwise they're gonna catch us. I was not really
time to play games like 10 kilometers to go, and yeah, I'm really thankful even to Peter. We talk to each other like that's you know something special because we race like today, in the past in juniors actually the same way, you know, we always escape from the others, and that's fantastic feeling to be on the same level with him today. No, ma voglio dire, Peter senz'altro tirava, ma abbiamo anche collaborato molto bene. Il fatto che fosse lui a tirare o io non è che abbia avuto molto peso, perché di fatto la corsa si gioca tutto sul finale, e se si va in fuga a 20 km dall'arrivo occorre collaborare, altrimenti gli altri poi ti riprendono. Per cui non era il caso di fare dei giochini con lui, anzi sono molto grata a Peter, abbiamo anche parlato, è stata una cosa molto speciale, perché una corsa come oggi ci ha riportato i tempi quando eravamo juniores, quando partivamo entrambi sempre in fuga e collaboravamo, quindi è un sentimento fantastico essere allo stesso livello oggi. Do you have any special memories of racing against Peter? I mean, from juniors and also amateurs afterwards, lots of times? No, afterwards not many, you know. We all like we both took a different way. And yeah, but I had really good memories from juniors, racing against him, against the old. Because it was good feeling, and like I said, he took a different way. He arrived to the top faster, but you know, I just did my own work, and it's nice to compete again with him. Ha qualche ricordo speciale con Peter anche dopo le corse juniores? Ne avete ancora fatte? Noi in realtà non spesso, perché abbiamo preso strade diverse, però senz'altro tornare di nuovo a correre contro di lui o insieme a lui contro il resto del gruppo è sempre stata un'emozione speciale, lo è stato anche oggi. Lui è arrivato al vertice più rapidamente, io ho fatto il mio lavoro e la mia strada, però senz'altro essere con lui oggi è molto speciale. Because you won with the Polish national jersey. Can you tell us something about your relation with Poland? Did you train there? Did you spend holiday? How is the situation of cycling in Poland now? You know, the fans are getting crazy about cycling a little bit since I came to the France last year. And yeah, I'm wearing with honor, you know, the Polish champ jersey. And yeah, I didn't spend so much time, like, since beginning of the year in Poland, because, you know, the winter in Poland is pretty difficult to prepare for the first part of the race. But from May till actually to the end of the year, I'm in home, so yeah. I'm actually miss my family and my girlfriend right now because, you know, I don't spend so much time with them. Oggi indossavi la maglia nazionale polacca, poi dici qualcosa della relazione con il ciclismo in Polonia, la tua relazione con la Polonia. Beh, ormai i tifosi polacchi impazziscono per il ciclismo, soprattutto dal Tour de France dell'anno scorso, e per me è davvero un onore indossare la maglia nazionale. Non ho passato molto tempo in Polonia dall'inizio dell'anno perché l'inverno è molto duro per allenarsi per la prima parte della stagione, e naturalmente poi però dovrei di nuovo da maggio in poi tornare a casa. Mi manca, sento molta nostalgia di casa, della mia famiglia e della mia ragazza, ma insomma è così. People talk about Peter being the future star of the classics. Are you showing this year and last year too that you're the future star of Grand Tours and stage racing, you think? You see it, is that possible? I don't know how it goes, you know. I'm in good form on the beginning of the season because I really train well during the winter, and I will try to make progression from last year. The first step is going to be Tirreno. I finished fourth last year, so it would be nice to do it well again. Yeah, and the rest, you know. I still have 23 years old, so I have to focus on training, on everything. We will see how it goes. I would love to arrive to the top, but I think you have to work a lot to do it.
Ma Peter ormai viene considerato la stella futura delle classiche, tu ti vedi come una futura stella dei Grand Tour e delle corse a tappe. Beh, sono senz'altro in buona forma a questo inizio di stagione, mi sono allenato molto bene e spero di fare una progressione buona nel resto delle corse. Il primo step sarà senz'altro la Tirreno Adriatica, dove sono arrivato quarto l'anno scorso. Per il resto vedremo, insomma, ho 23 anni, devo concentrarmi sull'allenamento e su tutto il resto. Naturalmente mi piacerebbe moltissimo arrivare ai vertici, vedremo un po' come va. Your team is doing very well this spring. Last week 5 men in front in Kuhn versus Kuhn. I think now also 5 men in front. Can you explain it, and what was your tactic during the race? You know, we are always motivated for winning the races, and that's the thing, you know, we don't have like races for training. We all came here for the one goal, to win the race, and that's nice. I'm really thankful to my teammates today, because from the beginning, Mark, Alessandro, and Mark Reschel, they really helped me. Even I had bad luck before important sector, I think before sixth sector, I had flat tire, and I get the wheel from Alessandro Petacchi. Then Mark took me to the front, and I was a bit nervous there, but finally I could go back to the front, and then after this sector, we were like five guys in the front, and we did it perfectly, you know. Matteo, first we started to pull, and then we decided to play a little bit, and Matteo went to the front, and we don't have to work anymore, and that was good. That I think we did a very good job, and I'm really thankful. Without them, I couldn't make it today. Puoi dirci qualcosa della tua squadra, in particolare che tattica hai seguito in questa corsa? Beh, noi siamo sempre motivati come squadra per vincere e non partecipiamo mai a corse solo per allenarci. Siamo venuti oggi qui tutti per portare la vittoria a casa. Io sono davvero grata ai miei compagni di squadra, Mark, Alessandro, Mark Rinshaw, mi hanno aiutato tutti nel sesto settore. Nel sesto settore io ho bucato e Petacchi mi ha dato una ruota, poi Mark mi ha portato davanti e io ero anche un po' nervoso. Dopo quel settore abbiamo fatto un lavoro perfetto, eravamo in cinque, abbiamo iniziato a tirare un po', poi abbiamo deciso di giocare un po', Matteo è andato davanti e noi così abbiamo potuto smettere di lavorare. Insomma, secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro ed è grazie a loro che, anche grazie a loro che ho vinto, senza di loro non ce l'avrei fatta. Filippo, ultima domanda. Sì, ho una cosa un po' biografica. Qual è il tuo rapporto con il ciclismo? Perché tu hai scelto questo sport? You know that there was I was born in I'm actually was living with my parents in a small village, like 1,000 people population. There was nothing to do around, and there was one coach who asked my brother in a school race if you want to start training as a cyclist. My brother was he is 3 years older than me, and I was 8 at that time, and I couldn't start training when I was 8 years old, but I was waiting on the time when I will get the first bike, because I was watching him how he trained, he doing something else than just going to school. And when I was 10, I started to train as a cyclist, and that's how it goes. You know, from that moment, I was just enjoying the time on the bike and enjoying still. Perché, scusami, tu, per finire, tu sapeva che esisteva il Giro di France e il Giro d'Italia o no? No, not that much, you know. I was just racing against maybe riders in around my area. Then maybe I was 13, 14. Then I would start watching the biggest races, and from that moment, when I was maybe 14, I was thinking about being a professional cyclist. We
poi gli dice si sporco questa cascia. Perché sono nato in un paesino di 1000 anime, non c'era nulla da fare, c'era un allenatore che è mio fratello che ha 3 anni più di me, se volevo.